Amici di Motori Online, io sono Federica Bizzi e vi presento la nuova Smart IQ for Two. La piccola tedesca si rinnova e dopo 22 anni passa completamente al motore elettrico, abbandonando definitivamente quello termico. Una bella scommessa quella di Smart nel convertire tutti i suoi modelli in motore elettrico. Smart for Two, Smart for Four e Smart for Two Cabrio. Ma sarà una scommessa vincente? Scopriamolo insieme in questo com'è e come va. Come fuori. La versione in prova è la Smart IQ for Two e mantiene le dimensioni canoniche che già conosciamo, 1,66 m di larghezza, 1,55 m di altezza, ma abbiamo 16 cm in più di lunghezza, arrivando a 2,69 m. Questo a causa del posizionamento del radiatore delle batterie posizionato sotto al pianale. Il passo ruote è di 1,87 m. La prima novità che balza agli occhi è costituita dal logo. Il segno grafico scompare, lasciando spazio alla moderna scritta SMART per esteso. Non si può non notare immediatamente la rivisitazione del paraurti frontale, con una griglia dal nuovo ed imponente design, e del posteriore, che presenta un gruppo di fari con grafica AX, disponibili come optional in tecnologia Full LED. L'impatto estetico di questa rivisitazione è notevole, accompagnato anche da nuovi disegni per i cerchi e dall'ampia scelta sul bicolore della tinta in fase di configurazione. Questa cura nei dettagli all'esterno sottolinea una rinnovata attenzione alla soddisfazione soprattutto di un pubblico molto giovane, che oltre alla proverbiale funzionalità, da Smart for Two cerca anche una componente estetica aggiornata e alla moda. Com'è dentro? All'interno le uniche differenze riguardano il vano portaoggetti, che ora è dotato di una piccola serranda, e di materiali più chic, come la trama finto legno o la trama carbonio, come nell'esemplare in prova. La parte alta della plancia è rivestita in tessuto per evitare i fastidiosi riflessi del sole, scelta che tuttavia risulta esteticamente in contrasto con i materiali più premium della parte centrale. Due ampie tasche a rete alle spalle dei sedili permettono di riporre gli oggetti di uso frequente. I sedili sono ampi e ben regolabili. Quello di guida si registra in altezza acquistando il pacchetto Comfort. Il rivestimento è solo questo per la versione Passion e Pulse. Si può giusto scegliere tra un'impuntura bianca o azzurra, mentre per la versione Prime il rivestimento in pelle è di serie. Com'è l'infotainment? Un refresh è arrivato anche per le grafiche del sistema di infotainment con schermo touch da 8 pollici. Di serie il sistema Mirror Link, che tuttavia non ha nulla a che vedere con la connettività Apple CarPlay e Android Auto, che si possono però avere come optional. Ridisegnata è anche l'interfaccia dell'app Smart EQ Control, che permette di conoscere l'autonomia residua, di riscaldare o rinfrescare l'abitacolo a distanza. Per quanto riguarda la tecnologia, è doveroso ricordare che è una vettura priva di ADAS, gli aiuti alla guida, ma forse non sono neppure così necessari per un'auto il cui vero habitat è la città. Com'è il bagagliaio? Il bagagliaio della Smart IQ for Two non è male, considerando soprattutto che ha un'auto lunga soltanto 2,69 m. La capacità di carico è di 260 litri e se si necessita di più spazio è possibile abbattere lo schienale del sedile del passeggero raggiungendo una capacità di 350 litri. Peccato che però i cavi di ricarica occupino parecchio spazio all'interno del baule. Come va? Come tutte le Smart, è un'auto che si guida praticamente da sola, maneggevole, fluida e con uno sterzo che permette di girare quasi su se stessa. Fare manovra e trovare parcheggio con lei è un gioco da ragazzi. Alla guida ci si fa prendere subito la mano dalla spinta vivace del motore elettrico, che scatta da 0 a 60 in meno di 5 secondi. La prontezza nella ripartenza al semaforo, la guida silenziosa e l'agilità nel traffico regalano un vero piacere di guida al volante di questa nuova IQ for Two. Piccola pecca, le sospensioni, che portano un assetto un po' rigido su dossi e sconnessioni del pavimento stradale. Che sia un'auto cittadina viene ribadito soprattutto quando si superano i 100 km all'ora. La stabilità resta buona, ma i frusci all'interno si fanno sentire. Uno dei punti di forza della Smart EQ è la gestione autonoma della rigenerazione della batteria. Grazie a una telecamera frontale, infatti, regola il recupero di energia su 5 diversi livelli con lo scopo di massimizzarlo. In alternativa si può inserire la modalità Eco, modalità che però fa calare notevolmente il guizzo di guida che tanto ci piaceva, appiattendo l'accelerazione, limitando la velocità massima e impostando su un valore fisso il recupero dell'energia e riducendo infine la potenza del climatizzatore.
Il motore è elettrico, ha 82 cavalli e 160 Nm di coppia ed insieme alla batteria agli ioni di litio da 17,6 kWh garantisce un'autonomia dichiarata tra i 147 e i 160 km. Quanto a consumi, la casa dichiara valori compresi tra i 12,9 e i 20,8 kW per 100 km. Dal nostro test drive invece abbiamo rilevato un'autonomia poco superiore a 130 km, mentre invece i consumi si avvicinano a quelli dichiarati dalla casa. Lo scatto 0-100 avviene in 11,6 secondi ed ha una velocità massima autolimitata di 130 km orari. La batteria ha una capacità di 17,6 kWh e di 160 km secondo il ciclo NEDC, abbondante perché guida esclusivamente in città, ma non molto come valore assoluto. I tempi di ricarica della Smart EQ con il sistema integrato da 4,6 kW si avvicinano intorno alle 6 ore tramite la presa domestica, mentre scendono a 45 minuti per arrivare all'80% di ricarica se si usa il caricatore da 22 kW, che tuttavia è un optional al costo di circa 1000 euro e deve oltretutto essere montato in fabbrica. Una via di mezzo è rappresentata dalla possibilità di acquistare il Wallbox, l'impianto domestico che porta il tempo di ricarica sulle 4 ore. Quanto costa? I prezzi partono da 25.026 euro per la versione base, la Pure, ma che porta un allestimento davvero base, senza neppure le luci di lettura o i comandi al volante. Da lì i prezzi salgono progressivamente e proporzionalmente in base agli optional scelti. La vettura in prova è quasi full optional, con fari full LED, tetto panoramico, sedili riscaldabili e luce soffuse all'interno, che arriva ad un prezzo appena al di sotto dei 30.000 euro. Ricapitolando, che cosa ci è piaciuto e cosa non ci è piaciuto della nuova Smart EQ 4-2? Ci è piaciuto lo spazio smart, in quanto all'interno davvero lo spazio non manca. Ci è piaciuta la maneggevolezza e lo sprint nella ripresa. Ed infine e soprattutto ci è piaciuta la sua filosofia green e il passaggio al mondo elettrico. Che cosa non ci è piaciuto? Non ci è piaciuta la modalità di ricarica. Di serie, infatti, accetta solo corrente alternata a 4,6 kW e il caricatore da 22 kW è opzionale, al costo di ben 1000 euro. Non ci è piaciuta l'autonomia, poiché le concorrenti garantiscono un'autonomia superiore di circa 100 km ad un prezzo paritario o appunto inferiore. E infine non ci è piaciuto il prezzo. Un po' alto per la categoria di segmento e l'unica vera ragione che giustifica questo prezzo è che forse Smart è l'unica autovettura con una dimensione al di sotto dei 3 metri. E voi che cosa ne pensate della nuova Smart EQ 4-2? E soprattutto che cosa ne pensate di questa trasformazione di Smart e questa conversione al mondo dell'elettrico? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Se vi è piaciuto il video lasciate un like. E non smettete di seguirci sui nostri social e sulla nostra pagina www.motorionline.com. Da Federica è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!